Bentrovato, bentrovato nel video di oggi in cui ti racconterò un'attività davvero stimolante svolta attraverso l'utilizzo di uno dei tanti bellissimi libri di Hervé Toulet. Mi sono servita di un libro, così si intitola questa opera, questa composizione, per impostare un lavoro che fosse in linea con gli obiettivi del piccolo che andavo ad ospitare nell'incontro in esame. Intanto però ti invito a lasciare un like se desideri vedere altre proposte di questo tipo nei prossimi video e ad iscriverti al canale per non perderti i contributi futuri. Uno degli obiettivi concordati con la famiglia del bambino, che ho ospitato appunto nel mio setting, è proprio quello di migliorare nel piccolo attenzione, controllo degli impulsi, aderenza alle richieste, per aumentare la motivazione del bimbo a collaborare alle attività che vado a proporre, restando partecipe ed attento durante lo svolgimento delle stesse. Come sappiamo, infatti, l'ADHD, disturbo da deficit di attenzione e di iperattività, prevede anzitutto un intervento il più possibile precoce nel bambino, proprio per aiutarlo a canalizzare le energie in maniera funzionale, diminuendo anche l'impulsività associata, per raggiungere via via gradualmente obiettivi che permettano al piccolo di potenziare di conseguenza il senso di autoefficacia. Entriamo però ora nel vivo dell'attività che voglio presentarti. Sono quindi partita semplicemente iniziando a sfogliare il libro e raccontando contemporaneamente una semplice storia. In un vasto spazio bianco si trova tutta sola una piccola notina gialla. Come si chiama questa notina gialla? Mi! E fammela ascoltare al pianoforte, com'è la sua voce? Abbiamo quindi posto il nostro libro sul pianoforte e abbiamo suonato insieme la notina Mi. Abbiamo poi girato pagina e abbiamo incontrato una seconda notina gialla, anche lei tutta sola in un grande spazio bianco. E ho chiesto nuovamente al bambino: ricordi come si chiama questa notina? E lui di nuovo: Mi, fammela sentire, fammi capire se anche la voce di questa notina è uguale alla precedente. Ma siamo sicuri che queste due notine non si incontrano mai? Proviamo a girare pagina e vediamo se a volte capita che possano entrare in relazione. Ecco, ne abbiamo due. Come le suoniamo? Guidato dal mio dito che andava ad indicare le due diverse notine, il bambino, seguendo un ritmo isocrono, è andato quindi a suonare entrambe le note in successione. Ma chissà se abbiamo insieme alle prime due note un'altra notina che magari si unisce ad esse, vediamo un po'. Sì, abbiamo un altro Mi, quindi come suonano in successione queste tre note? Il colore giallo della nota Mi che questo libro ci propone, ovviamente il libro non parla di note, di suoni, è una creazione che io stessa ho apportato sulle immagini che il libro di Toulet presenta, e anche voi potete fare lo stesso a seconda della vostra fantasia e creatività, sempre però rispettando gli obiettivi chiaramente che avete con il bambino. Abbiamo quindi riportato al pianoforte il colore della notina Mi e di tutte le altre note che vedremo via via. Ho detto però al bimbo che, sai, in un gruppo di amici qualche volta qualcuno entra, qualcuno può uscire dal gruppo stesso, vediamo un po' se rimangono tutti e tre assieme oppure se ne aggiunge qualcuno di nuovo e magari qualcun altro se ne va. Ma guarda un po', è arrivata una notina rossa. E qual è la notina rossa sul nostro pianoforte? È il Do, il suo nome è Do. Proviamo quindi a suonarla in successione. Do, la scansione chiaramente sempre isocrona ed era accompagnata dal mio dito che andava appunto ad indicare via via le note in sequenza. Andiamo ancora a girare pagine e vediamo se qualcun altro si è aggiunto ancora al gruppo. Ma sì, abbiamo una notina di colore azzurro che per noi rappresenta il La. Quindi suoniamola in successione.
In questa maniera il bimbo poteva orientarsi guardando questo semplicissimo spartito informale, perché questo che di fatto andava a divenire, e allenando la coordinazione occhio-mano, suonando poi le stesse notine al pianoforte. Ma andiamo ancora a girare, vediamo questo libro che cosa ci presenta. Mamma mia, le note si sono poste tutte in ordine sparso, sono tante di più, quindi a questo punto il bimbo le è andate a suonare seguendo proprio la sequenza che io stessa andavo ad indicare. E così abbiamo fatto per le pagine seguenti. Andavo io ad indicare le varie notine che venivano eseguite dal bimbo in successione al pianoforte, rispettando i colori e pronunciando i nomi delle note relative. Vi do quindi un semplice esempio dell'attività. Ora invito il bambino a prendere questo libro fra le mani e shakerarlo un pochino. Vediamo, ho detto lui aprendolo, che cosa succede. Vediamo un po' anche noi. Le note si sono poste tutte in ordine sparso. In questo caso io andavo come prima ad indicare i vari pallini colorati, anch'io in ordine sparso, e il bimbo quindi, in maniera un pochino più complessa, doveva seguirmi alternando i tre diversi suoni. Ho continuato a fare la stessa richiesta, quindi di shakerare un pochino il libro e vedere che cosa si andava a creare nella pagina successiva. E trovavamo addirittura questi pallini colorati posti non più su una sola pagina, ma su entrambe le pagine. E poi abbiamo provato ad inclinare il libro verso sinistra e insieme abbiamo visto che cosa era successo. Tutti i pallini si sono accumulati nella parte sinistra del testo e anche qui li siamo andati a suonare in ordine sparso. E poi allo stesso modo abbiamo inclinato il nostro libro verso destra e che cosa abbiamo ottenuto? La stessa cosa, tutti i pallini rivolti in quella direzione. E poi l'abbiamo agitato di nuovo, in modo però molto più delicato, proprio per aiutare le notine a recuperare il loro ordine. E così abbiamo suonato tutte le notine rispettando questa successione e sequenza. A questo punto, quindi, dopo aver eseguito tutta la sequenza di suoni, averne memorizzato in maniera divertente i nomi, la loro posizione al pianoforte, ho invitato il bimbo a divenire lui stesso un piccolo Tully, disegnando a piacimento una sequenza di note e colore attraverso l'utilizzo degli acquarelli da eseguire poi insieme al pianoforte. E questo è il risultato. Accessibile, molto motivante e divertente, che ha tanto entusiasmato il bambino, proprio quando vedeva realizzarsi sulle pagine del libro il cambiamento a seguito delle sue azioni. Un'attività che ci ha permesso di rimanere per una mezz'oretta seduti al pianoforte, apprendere e memorizzare nomi e posizione di alcuni suoni alla tastiera, seguendo sempre le indicazioni grafiche e trasformandole in musica. Il tutto migliorando quindi attenzione, come desideravamo, aderendo ad una richiesta che il segno grafico ci invitava a rispettare, contenendo l'iperattività ed allenando la pazienza, nel caso in cui magari rieffettuare la sequenza di note si accadeva un errore. Uno spunto quindi che ho desiderato condividere con te per lasciarti un'idea creativa che potrai riproporre in questa maniera oppure riadattandola a seconda delle esigenze specifiche dei tuoi piccoli. Io ti ringrazio intanto per avermi sin qui ascoltata e ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!